Come promesso, siamo in compagnia del nostro primo ospite e in collegamento Skype con noi il dottore in scienze forestali e dottore di ricerca in gestione forestale Giovanni Russo, responsabile del settore forestale del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, ed è qui con noi stamattina proprio per questo, perché ci parlerà di un'interessante iniziativa. Ciao Giovanni, buongiorno, ben trovato. Ciao Tony, buongiorno a tutti voi e ai telespettatori. Grazie per la disponibilità a trascorrere qualche minuto con noi. Ci faceva piacere rubare un po' del tuo tempo, perché oltre che ad essere tu un grande esperto di scienze forestali, con il Consorzio di Bonifica del Montana del Gargano avete attivato un progetto che si chiama la Scuola in Bosco, che si è concluso solo qualche giorno fa, come vediamo dalla locandina, attraverso il quale far entrare in connessione i bambini con la natura, perché ai noi non è più una cosa scontata. Fare entrare i bambini in contatto con la natura è un'attività che va organizzata, perché nella vita frenetica di tutti i giorni tante volte ci manca il tempo per passeggiare in natura. Che cos'è la Scuola in Bosco, Giovanni? Sì, allora, questa è una bellissima iniziativa promossa dalla Regione Puglia, dal Servizio Foreste della Regione Puglia, perché noi, tramite il nostro vivaio forestale di Borgo Celano, siamo entrati a far parte dei boschi didattici della Regione Puglia. Quindi la Regione praticamente ci dà un piccolo contributo ogni anno per organizzare queste giornate di scuola in bosco con i bambini delle scuole, diciamo, delle scuole sia elementari che medie, ma anche le superiori, quindi, ma avete visto, anche fino a 18 anni possono partecipare. E niente, ogni anno quindi organizziamo presso il nostro vivaio forestale di Borgo Celano queste, diciamo, queste visite guidate, all'interno delle quali poi facciamo una serie di attività in base all'età dei partecipanti, tra cui anche, per esempio, li coinvolgiamo nella semina degli alberi, quindi facciamo seminare per esempio le ghiande o altri semi di piante forestali. Poi abbiamo all'interno del vivaio un sentiero didattico per la visita delle tipologie forestali del Gargano, e poi sempre nell'intorno del bosco didattico di Borgo Celano abbiamo il famoso sentiero, ormai famoso sentiero dei due conventi, per cui portiamo questi ragazzi e questi bambini a fare una piccola escursione all'interno dei boschi attraversati dal sentiero. Quindi si tratta di un'educazione ambientale molto importante, perché ritengo che l'educazione ambientale sia alla base poi del rispetto della natura, per la tutela dei nostri habitat unici che abbiamo sul Gargano. Quindi abbiamo accolto con entusiasmo queste iniziative della Regione Puglia, e quindi siamo sempre presenti quando ci coinvolgono in questa bellissima iniziativa. Devo sottolineare anche l'entusiasmo dei ragazzi che vengono, che partecipano, il loro interesse, e devo dire un grosso grazie agli insegnanti che poi accolgono questo nostro input e questa nostra, diciamo, iniziativa per finalizzare proprio l'educazione ambientale. In queste attività poi ci avvaliamo, cerchiamo di coinvolgere anche altre realtà, quindi esistenti sul Gargano, per cui per esempio abbiamo dato incarico di supportarci alla masseria didattica Coppa di Mezzo, che è ubicata proprio nel territorio di San Martillamis, e che poi a sua volta coinvolge anche delle guide naturalistiche, diciamo, presenti sul nostro territorio. E vale la pena ricordare che il Gargano è un ecosistema unico nella penisola italiana, con tanti endemismi. Che cosa sono però gli endemismi? Spieghiamolo ai nostri telespettatori. Senti, io accolgo con piacere queste tue provocazioni, perché tu sai, insomma, io sono un appassionato di botanica e sono anche socio
della Società Botanica Italiana, per cui mi diletto a studiare sempre più la nostra flora e la nostra vegetazione. Gli endemismi, come dici tu, che fanno il Gargano un territorio unico sotto questi aspetti floristici e vegetazionali, sono delle piante che nel mondo esistono solo sul Gargano. Per cui sono dei tesori botanici che da sempre hanno attirato l'attenzione dei massimi studiosi di botanica, sia italiani che esteri. Per cui il Gargano è stato spesso meta, ed è ancora tuttora meta, di viaggi specifici per gli studi di università italiane ed estere. Per esempio, dalla Germania vengono tantissimi studiosi per le nostre orchidee garganiche. Infatti, il Gargano è ritenuto un hotspot, ad esempio, dell'orchidea del genere Opris, per cui abbiamo tantissime specie, sottospecie che sono uniche al mondo nel nostro territorio. Oppure abbiamo delle particolarità floristiche perché abbiamo i cosiddetti subendemismi che si trovano solo sul Gargano e poi li ritroviamo soltanto su alcune isole della Croazia, della Grecia. Sono le cosiddette specie anfiadriatiche perché si trovano da una parte e dall'altra, diciamo, delle sponde dell'Adriatico, e molte di queste specie si trovano, diciamo, in Italia solo sul Gargano. Molto bene Giovanni, le orchidee tra l'altro ecco, sono i fiori che in un modo o nell'altro ci accompagnano alla primavera, per cui è presto per parlarne e ti invito già da adesso a tornare sui nostri schermi questa primavera per parlare di quest'altro splendido aspetto del nostro territorio, della fauna comunque italiana ma anche internazionale, per cui ti ringrazio per essere stati con noi e ti do appuntamento a questa primavera. Grazie a voi, sicuramente ci sarò. Grazie, grazie Giovanni Russo, dottore in scienze forestali, responsabile del settore forestale del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, che con la sua passione, il suo impegno, i suoi progetti ci aiuta a conoscere meglio il nostro territorio e quindi ad apprezzarlo di più. Adesso però è il momento di una nostra nuova rubrica, la nostra un'ennesima rubrica, diciamo, la rubrica Chiedi a noi.